È un pazzo tutti ragazzi. Praticamente penso che tipo tra 3, 2, 1, boom, faccia deformata. Non so se me la tocco da un po', però dai, voglio essere un po' deformato, dai su. Un vlog un po' diverso, un po' pazzo, perché sono un pazzo. Sto facendo questo video perché voglio informarvi, un bel po' di cose da dirvi, quindi voglio dirvele. Volevo farlo in un altro modo, però ho pensato che è meglio così. Innanzitutto vi ringrazio per i 2000 iscritti, però questo non è video speciale dei 2000 iscritti, perché dopo di questo ci sarà un video dedicato a questo, dove vi ringrazierò tutto quanto. Sarà un'intervista doppia con mio fratello. È molto bella, già l'ho registrata e tutto quanto. Quindi voglio il massimo supporto come sempre, perché voi siete fantastici. So che vi piacerà. Sono cambiate un bel po' di cose ultimamente. Cioè, raga, con le interviste doppie, ovviamente penso di aver trovato il mio format tipo. Perché comunque sono dei video originali e tutto quanto. Penso in Italia facciamo solo 2-3 persone in tutta Italia, cose del genere. Che comunque sono molto complicate a farle. Che le grafiche, il montaggio soprattutto, perché sono tipo più di 10 ore a video, perché veramente è molto complicato. La cosa che mi fa ridere è certi commenti, no? Perché oltre che a inizio video dico, raga, capite l'ironia, tutto quanto, si sa, non capisco quelli che dicono è falso. Come fate a dire che è falso? Cioè, un po' di logica, Gesù, un po' di logica. Anche posso dirti, hai fatto un edit con il tuo youtuber preferito? È falso, va bene. Perché che lo fa? È falso. Ti ragionano di commentare, soprattutto quelli che scrivono è fake e scrivono F-E-I-K. Così scrive fake, sì. Molto italiani, molto italiani. Infatti sta parentesi, sono molto soddisfatto perché comunque questa è solo una piccola parte, gli altri la capiscono. 99% di noi ce l'ha il cervello per ragionare, poi gli altri non ce l'hanno, non ci arrivano a certe cose. Non è il mio problema. Stiamo crescendo sempre di più, raga. Ho superato le 400.000 visualizzazioni in totale. Cioè io nell'ultimo mese ho totalizzato quasi più di 1.000 iscritti, 200.000 visualizzazioni. Mi sono fatto anche un po' di soldini dopo tanto tempo. Veramente soddisfatto di me stesso e soprattutto di voi, di come sta evolvendo il canale e tutto quanto. Che ci sto mettendo sempre più qualità. L'impegno che faccio nei video si sta vedendo e la gente lo sta apprezzando. E c'è davvero un sacco di passione, raga. La passione è la prima cosa per realizzare un sogno. Oltre al format delle interviste doppie, stavo pensando di fare tipo dei video no sense, tipo questo qua. Cioè, che vi parlo con la faccia deformata, cioè, pazzi, come voglio io. Poi sto pensando anche dei funny moments, tipo delle pazzie sui giochi, tipo su Fortnite. Faccio un bordello. Tanti bei progetti c'ho per voi. Purtroppo con la scuola in tempo libero è a metà. Che comunque fa che 8 ore al giorno se ne vanno per la scuola. Quindi c'è sempre metà giornata, poi io devo combaciare tutto quanto, serie TV, PlayStation, uscite, un casino. Il tempo per editare e registrare è molto poco, anche se io impegno sempre al massimo. Ci sono certe volte che arrivo tipo alle 3 di notte per finire un video, per farlo uscire il giorno dopo, per non farlo saltare. Infatti non è mai successo che un giorno ho detto domani faccio un video e poi non l'ho fatto uscire, perché comunque quando io metto un impegno lo faccio. E basta. Quindi, raga, mi raccomando, statici per il prossimo video che è con mio fratello, intervista doppia con lui. Certe domande, raga, certe domande. Ah, un'altra cosa, volevo parlarvi, visto che è un vlog informativo, è bastato Natale. Ho fatto per Capodanno, vabbè, a voi che mi hanno regalato Natale. A me solo i soldi. Che poi, raga, mi dite dove esce da sta cosa che tipo tu sei grande, non ti regalano più neanche cioccolate. C'è una zia, no? Ha fatto regali a mia sorella e a mio fratello. E me no, perché? Perché sono troppo grande. Ha detto veramente mamma, ma Lorenzo è grosso, non serve che ci diamo i cioccolatini. Tipo un Babbo Natale la cioccolata. Cioè io non mangio più, quindi per te io non mangio più. Beh, mo' quei soldi non so come li investo. Non so se mi faccio il microfono per la Reflex. Non lo so, non lo so, non lo so. Poi se me li tengo per qualche altra cosa. Per The Last of Us 2 quando esce. Non lo so, ne ho più del previsto e meglio così. Anche su Instagram stiamo andando benissimo. E cioè, avete fatto caso che su Facebook adesso non ci sta quasi più nessuno? A tutti quanti, perché tipo ci stiamo trasferendo quasi tutti su Instagram. Gli utenti soprattutto. Qualche volta pubblico le stesse cose sia su Instagram che su Facebook. Ad esempio su Instagram faccio 400 mi piace, su Facebook tipo 60-80. E veramente, cioè, l'utenza se sta andando. O perché non lo stanno innovando più Facebook. Ma adesso ho messo le domande. Instagram continua sempre ad evolversi tutto quanto. Ci sono cresciuto su Facebook e ci tengo tanto. Quindi spero che risolvano questo problema, perché è un peccato se lo facciano andare nel dimenticatoio. Poi diventa come MSN, è un problema. Questo vlog
è tutto. Vi voglio un sacco bene. Come già detto, vi ringrazierò per 3000 iscritti nel prossimo video. Quindi lasciate un bel mi piace, un commento, un commento così, quello che volete. Iscriviti se ancora non l'hai fatto, ma se sei arrivato a questo punto sei iscritto al 100%. Da pazzo, questo è tutto. Al prossimo video. Seven, 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 seven